treni, passati e non presi, la stagione della Roma City ne è piena, ma questo è un regionale che passa inaspettatamente in orario e l'ultimo biglietto rimasto è ancora nella tasca dell'Avezzano. Buon pomeriggio e buona domenica da Gabriele Cascella, Roma City Avezzano, ultima chiamata per il treno playoff. La buona chiusura da parte di Cabella, di Renzo, zona tiro, allarga, c'è Scognamiglio che alimenta la manovra. Stop di destro, tocca ancora il pallone Scognamiglio, anche spazio per provare a inventarsi qualcosa. Prova a defilarsi, mette questo cross forte dentro l'area di rigore, la palla rimane viva, attenzione perché quella è la zona di Di Renzo. Dentro l'area di rigore, prova a girarsi ma ingabbiato, riesce a trovare lo scarico per il 16. Palla fuori di un soffio. Parte Filippini sopra la barriera, sopra anche la traversa, c'era Rimbu. La passata stagione in Premier League a Hong Kong, esperienza sicuramente folcloristica. Verticale a cercare Ingretolli, capovolgimento di fronte, attenzione perché arrivano le frecce arancioni. Ingretolli, punta Ferrante, ancora Ingretolli, guadagna il fondo, poi calcia in mezzo alle gambe di Brusca. Stappa la partita Ingretolli, Brusca non bene, ma è avanti la Roma City 1-0. Pescare il numero 20, se non ci fosse la testa di Scognamiglio di mezzo. Campanile alzato da Rotondi, occhio che può venire fuori qualcosa. Lato corto dell'area di rigore, Mascella, palla dentro, Roberti, palla fuori con una traiettoria strana. Cabella, buona finta di corpo, ha tanto spazio Cabella qui. Di Renzo che si è abbassato, occhio perché è in zona tiro. Di Renzo, passo doble, Di Renzo allarga, c'è Ingretolli. Cross forte dentro l'area di rigore, attenzione al secondo palo, Cabella mette giù col petto e poi calcia, Murato. Olli che si era smarcato bene, è ancora in inferiorità numerica l'Avezzano, quindi prova a spingere la Roma City da quella parte. Cross forte, Bonello e poi arriva il settimo gol di Scognamiglio che sbuca al secondo palo come nel calcio a 5, fa 2-0. Di rigore, va dentro Filippini, traiettoria molto alta e arcuata al secondo palo, è arrivato anche il colpo di testa da parte di Ferrani, fuori. Prova a puntare Cabella, se la allunga il 7, palla che diventa buona per Bonello che in anticipo riesce a servire in qualche modo Ingretolli. Taglio dentro l'area di rigore di Renzo, la palla arriva al 10, Di Renzo, calcia Di Renzo, larga, Cabella, detta la profondità, Sparacello, la traccia è buona e la palla rimane in campo, Sparacello va via con una prodezza e guadagna l'area di rigore, Sparacello è dentro l'area di rigore, Sparacello, questa volta c'è il piede di Brusca. Bonello in zona tiro, Bonello si ritaglia lo spazio per la conclusione, paratona di Brusca che si allunga sulla sua destra, corner. Mare, capesce sul pallone, a cercare Sparacello, mette giù un gran pallone, De Lorenzo non lo tiene mai, poi si gira in un fazzoletto, si allunga ancora una volta Brusca. Pallone, arriva da quella parte Spinozzi, Sparacello, Mascella non lo tiene, c'è lo scarico verso Spinozzi, toccato, calcio di rigore. La concentrazione di Brusca, la rincorsa di Sparacello, parte Sparacello, buca Brusca, cala il terzo gol a Roma City e probabilmente vince la partita. Fischia tre volte Vittorio Palma, la Roma City sale sul treno playoff, strappa il biglietto proprio all'Avezzano e cala il tris e ritrova la vittoria in casa.